Ciao a tutti ragazzi, dopo il successo della settimana scorsa della prova delle formazioni contro Hellas, non tanto della partita quanto del video del format, vi è piaciuto tanto, ho deciso di riproporlo anche questa settimana. Questa settimana tra l'altro qualcosa in più, quindi tantissimi mi piace a questo video, dobbiamo arrivare almeno a 1500 like per questo video con due ospiti, tre ospiti d'eccezione, Romeo Agresti, Kinoshi e Colpo Gobbo. Ragazzi, preparatevi, ma prima di tutto scaricate OneFootball qui sotto in descrizione. Il link è lì, completamente gratuito. Noi siamo qua che aspettiamo. Ronaldo è positivo o no? Lo impareremo all'interno del video, ovviamente faremo le nostre ipotesi di formazione. Se volete scoprirlo a tutti gli effetti, scaricate OneFootball per questa e tante altre notizie. Pronti per iniziare? Ci siamo? Vi ricordo che oggi pomeriggio ho pubblicato anche un altro video, nel caso andate a vedere anche quello, vi racconto come mai io sono uno di quelli che difende sempre la Juve e il suo allenatore. Aziendalista? No, semplicemente. Beh, andatevi a vedere il video, lo trovate qui sopra nelle schede. Ecco qua gli ospiti, ciao. E quindi eccoci qua pronti ad ascoltare anche quello che ci dice Romeo Agresti. Allora, gli abbiamo chiesto questo piccolo video, ragazzi, intanto grazie anche voi per essere qua, smettetela di baciarvi, che non è proprio il momento. Dobbiamo parlare di Juventus Barcellona. Abbiamo Dybala disperato, me l'avete suggerito voi, perché la situazione non è delle più rosee. Sentiamo cosa dice Romeo e poi proviamo a fare noi la nostra formazione. Esterno Allianz Stadium, un caro lusso per te, per la tua fanbase, la formazione, o meglio la probabile di domani. Ma io credo che Pirlo possa inventarsi ben poco. Deve sperare che Bonucci stringa i denti e ce la faccia, anche perché Chiellini non sarà disponibile e non è arrivato l'ok dall'ortopedico nemmeno per De Ligt, quindi là dietro soluzioni pressoché contate. Andrà probabilmente il tecnico bresciano di ibrido 4-4-2, quindi con Szczęsny in porta, destra quadrata, a sinistra Danilo, al centro Demiral e Bonucci se ce la farà, poi alla sinistra Chiesa, alla destra Kulusevski, e ci sono quattro giocatori per due posti a centrocampo. Al 101% credo che vedremo Bentancur, mentre il posto rimanente, se lo giocano Rabiot, probabilmente favorito sull'ex Arthur, e là davanti continuità pura con Dybala e Morata, che devono anche poi trovare la giusta amalgama in chiave progettuale. C'è poco da lamentarsi, Pirlo dovrà anche tenersi un cambio là davanti per le rotazioni, vedremo se sarà Ramsey, che ne ha giocate tante ultimamente. È chiaro che anche cambiando, volendo cambiare a gara in corso, sarà un po' più problematico, perché in attesa di questo benedetto tampone di Cristiano Ronaldo, per il momento Pirlo deve ragionare come se non ci fosse. Se cadesse poi il miracolo, beh, no, cambierebbe tutto con Sua Maestà CR7, però per il momento atteniamoci sull'attualità. Un abbraccio a te e alla tua fanbase. Solo a me e alla mia fanbase, a voi ovviamente niente. Ok, ditemi tutta la roba che volete su Romeo. No, io ho apprezzato molto il fatto che praticamente nel video ha praticamente utilizzato la domanda che ha fatto a Pirlo per poi fare questo video in base alla risposta che gli ha dato. Ma ha fatto Perché apposta, la domanda Pirlo l'ha fatta solo per fare questo video. giustamente, io l'unica cosa che posso dire è che io, cioè secondo me lui da un certo punto di vista, il bastardo a cui mando un caro saluto, Pirlo? l'ha fatta molto facile mettendo Bonucci. Secondo me, sai che invece, Ok, adesso ne parliamo nel cioè, dettaglio. Ci sta, Lello? anche per me è stato un po' un paraculo il buon Romeone nostro. Non è che sa qualcosa Romeo che noi non sappiamo. Però Pirlo non mi sembrava convinto. Domattina è da valutare, poi magari può essere anche pretattica, della serie, non te lo dico fino alla fine se Bonucci è disponibile o meno. E magari lo convoca anche in un top della forma per cercare di incasinare un pochettino Coman, che è già parecchio in confusione. Però secondo me se ce la fa, gioca ovviamente. Il problema è se non ce la fa, cambia tutto quanto. Direi di sì, direi di sì. E più che altro nella conferenza stampa di Pirlo oggi, Pirlo ha detto che abbiamo sempre giocato a 4. Sì. Mi ha fatto ridere, il tono anche. Anche con, è stata una risposta anche abbastanza Hai scazzata, visto? Era molto guasto, però va bene, è vero però, è vero. Cioè, a difensivamente siamo sempre stati a 4, quindi è vero. questo è vero. E voi Ma dicevate non c'è mai giustamente. nessuno che difende in realtà a 3, cioè, tutti difendono a 4. Il problema è che quando tu vai a costruire la formazione della Juve, visto e considerato il possesso palla che fai, la metti a 3, perché in genere, almeno sulla carta, cioè, guardi quel tipo di aspetto là, non guardi l'aspetto difensivo di una squadra. Però a Magari. me mi viene da dire che oggi non possiamo schierarla a 3, senza Bonucci No. almeno.
Quindi oggi dovremmo schierarla 4. Oggi. Ok. Vado con Szczęsny in porta. La gente continua a chiedermi chi è Tech. E scrivere Szczęsny tutte le volte mi dà fastidio. Ok. Difensori centrali, a questo punto se non c'è Bonucci, Danilo Demiral. Tra virgolette, poi due. Danilo Demiral. Danilo Demiral, esatto. Chi a destra e chi a sinistra? Io non lo so col fatto che Danilo è più un terzino destro, io mi sento di metterlo un pochino più a destra, dico così. Tellello? No, io. Ma dici sul Eh centrodestra? sì. Io Sì. No, io metterei Danilo sul sono centro-sinistra. d'accordo con Lello, quindi andiamo 2-1 per De Kinoshi. No, sono d'accordo perché io Danilo l'ho visto molto a suo agio anche a sinistra. Molto meglio rispetto alla destra, quasi al E momento. Anzi. Demiral meno, cioè nel senso credo che sia meno tecnico di Danilo, quindi lo metto più in Sì. difficoltà probabilmente sul centro-sinistra. Quindi Kino, mi spiace, hai perso. Questo era un test. Non dobbiamo fare il video, era solo un test per vedere cosa avresti risposto a questa domanda. You lose. Andiamo avanti. Terzino sinistro. Uno ce n'è, a questo punto. Uno ce n'è, Frabotta. Anche in quella che avevo abbozzato io appena prima di iniziare la live, ho messo esattamente così. Ah, che tra l'altro, guardate, vabbè, no, solo che si vede piccolo. Però qua La tecnologia, dove è arrivata? avevo messo anch'io Danilo a sinistra. Allora te ti sei addirittura Avevi creduto. proprio, va bene, bravo. Me stesso. Allora, quindi a questo punto mi viene da dire, Frabotta con il dubbio Bonucci, perché se gioca Bonucci, Danilo va a sinistra Sì. semplicemente e Cuadrado a destra, immagino siate tutti Oh, d'accordo. poi occhio però, posso dire una roba? Porta Sono nova. d'accordo con voi e credo che sia la roba più probabile. Però io un margine di sorpresa alla sinistra ancora ce Con Porta Nova. Bernardeschi l'ho. No, e vabbè, dai, allora basta. basso. Io dico Chiesa. Potrebbe Ma essere terzino? l'estrema razza. Sì. No, aspetta. Qua mi dissocio completamente, vado verso Kinoshi. Perché io Chiesa lo metto qui. No, là tu metti Kulusevski dopo, secondo me. Sì. Ma lo metto a destra io Kulusevski. Esattamente come la Dinamo Kiev. Però secondo me ha reso molto meglio a sinistra, perché per quel che gli si richiede con Morata, vabbè, ci arriviamo Ci comunque. Va bene arriviamo. che così, che poi ragazzi, Chiesa e Kulusevski, quante volte si sono cambiati di fascia in partita? Tre volte, Però credo. Kulusevski anche il gol l'altra sera con l'Hellas Verona nasce proprio dalla sua progressione sulla destra, accentrarsi e usare il mancino, eh. Questo è vero, questo è vero. Quindi Però vedi, io anche l'altro giorno è iniziato da sinistra. Esatto. lo. Ha iniziato da sinistra perché era entrato al posto di Bernardeschi, esatto. E poi si sono organizzati e messi a posto perché si è fatto male Bonucci, si è passati alla difesa 4. E si è rimasto esattamente con Kulusevski e Cuadrado come con la Dinamo Kiev. E secondo me hanno fatto anche molto bene con la Dinamo, perché Kulusevski stava un po' più centrale e Cuadrado si sovrapponeva sulla destra. E in mezzo? E beh, uno più. Dici? Proprio così Certo. convinto? Sì. Per sto amore platonico che ha Pirlo nei confronti di Rabiot, non per altro. Io qua ti dico, io ho abbozzato Rabiot Arthur, sì. Però ho detto Bentancur al 100, al 101 per Infatti, cento. Romeo ha detto molto probabile al 101%. A me, Cazzo vuoi 101% che. non è probabile. A voi fate troppo affidamento su Romeo, no, non ascoltate le vostre vibes. Cioè, noi comunque, qua tra l'altro, stiamo andando completamente contro Romeo. Lui ci ha detto domani c'è Bonucci e non l'abbiamo messo. Adesso stiamo dicendo 100% Bentancur e vogliamo mettere Arthur. Proprio è un video dissing a Romeo questo. Siamo i debunker di Romeo noi. No, ma guarda, io spero che la difesa sia quella che dice Romeo, però sai, Bonucci vedendo quella che è la situazione difesa per me è un grande. Potrebbe essere un buon rischio, ecco, Quindi così. Rabiot sicuro, giusto? Io ho messo Rabiot Arthur, Anche però. io sarei d'accordo. Allora, se ascolto le mie vibrazioni, come direbbe il buon Kino, anche io sono d'accordo con Rabiot Arthur. Ok, voi dite così, però dato che io devo ascoltare le mie vibrazioni, dato che siamo sul mio canale e decido io, Ecco, despota, vai, vai, despota. il duce, io metto Bentancur Arthur. Ci sta comunque, Sì, basta che non sia Bentancur Rabiot, perché altrimenti costruisco io le azioni direttamente da casa sul divano. Secondo me Esatto. Allora, a Pirlo piace molto Arthur, secondo me.
Così ci sta, nel senso, io ho messo Rabiot proprio per questo pare amore platonico tra Pirlo e il giocatore, però Bentancur Harbour, da Dio, non E ci mancherò. adesso c'è il grande dubbio, perché magari i ragazzi che vedranno stasera questo video, lo vedranno domani mattina, sapranno già l'esito del tampone. A Pirlo sono state chieste mille domande, sono state fatte mille domande proprio su questo, e Pirlo dirà: ma io che ne posso sapere? Però la domanda che vi faccio io è una: nel caso in cui fosse negativo Cristiano Ronaldo, parte? Secondo me sì, giusto perché è Ronaldo però. E gioca pure. Appunto, Sì. dico, parte lui dalla panchina, dal primo minuto. Ok, Secondo me sarebbe. e quindi sta giù Dybala? Secondo me sì. Questo Morata onestamente fai fatica a tenerlo fuori, E eh. ancora? Allora, io voglio bene a Dybala, ma anche fisicamente non c'è, ha fatto 70 minuti, a mio parere, pessimi contro nell'ultima gara di campionato contro il Verona. Si è svegliato negli ultimi 20. Sì. Io credo che con il Barcellona servano 90 minuti di intensità, non accendi e spegni, accendi e spegni. Però io Te ne avevo detto titolare. te ne dico ancora un'altra. E Ramsey? Ramsey si siede, perché con questo assetto qua dove lo metti? Sì. Ma te dici sì, nella tua formazione c'è Ramsey, cosa dici sì? No, beh, però nella mia formazione era proprio tutto un altro modulo, non era un 4-4-2, perché te hai voluto ascoltare Romeo, facciamo. Il mio era un 3-4-1-2 che poteva diventare 4-2-3-1, te hai voluto fare come cazzo volevi, Questo è quindi pasta e sì. fagioli, cioè proprio ci abbiamo messo dentro di tutto. Hai Ok. capito? Cioè, nel senso, io Quindi. l'avevo messa giù in modo ancora diverso nella mia ottica, però è Quindi quello Morata. che. Morata. E voi dite c'è o non c'è? Perché se c'è. Se Raga, io la vedo grigia c'è. Se c'è, perché. è così. Giusto? Se c'è, è così. Se non c'è. Se non c'è, c'è l'altro. Chi è l'altro? Dybala o Ramsey? Dybala. Voi dite Dybala? Perché allora io a sto punto vi vengo a dire. No, ma sai cosa? Che se tu mi dici Ramsey lo fai diventare un 4-2-3-1, è l'esatta formazione che ho scritto io. Ok, ma io ti faccio un'altra domanda. Se dobbiamo fare ballottaggio Dybala-Ramsey, si presuppone che non ci sia Cristiano Ronaldo, giusto? Sì, si presuppone così. Quindi vuol dire che, ad ogni modo, se le cose non vanno come devono andare e c'hai Dybala titolare, i tuoi cambi sono Ramsey, Bernardeschi e il centrocampista che è rimasto fuori. Chi di questi ti spacca la partita? Ah, nessuno, però non so, onestamente in questo momento non so neanche quanta facilità abbia Dybala a spaccarti una partita da subentrante, Ma sai perché? Io ti dico onestamente. che secondo me Dybala ha veramente poche possibilità di partire titolare domani. Perché se c'è Ronaldo, gioca Ronaldo. Se non c'è Ronaldo, ti serve uno che ti spacca la partita. Io, guarda, io ti dico che concordo, perché se vuoi ti leggo velocemente la formazione che avevo fatto. Vai. Se vuoi, eh. Sì. 4-2-3-1, appunto. Szczęsny, Cuadrado, Demiral, Danilo, Frabotta. Io ho messo Rabiot, Arthur, Chiesa, Ramsey, Kulusevski e là davanti Morata. Quindi Io non l'avevo messo Dybala. siamo abbastanza d'accordo con questa cosa. Esattamente questa, pari pari. Ma cambia solo un centrocampista che comunque cambia poco tra un centrocampista e Sì, diciamo che non è Rabiot al posto di Arthur, è Rabiot al posto di Bentancur, che bene o male gli si può chiedere un lavoro molto l'altro. simile. Quindi Esattamente possiamo dire che tutti e tre alla fine siamo abbastanza orientati su una roba di questo tipo. Con qualche ballottaggio, sì. per cercare anche una sorta di famoso bilanciamento, mi sento di dire di sì, anche per avere appunto la possibilità di vedere Dybala. Il famoso spacca partite, no? A partite in corso dopo aver giocato praticamente tutta la partita contro il Verona. Quindi sì, Bene. secondo me ad oggi questa qui è la formazione più plausibile, equilibrata, che dà possibilità di cambi. Secondo me è La cosa questa, sì. figa è che secondo me dobbiamo essere bravi veramente a sfruttarci le fasce alla grande domani, perché io ho visto il classico e i contropiedi facevano fatica a bloccarli, il Barça. Cioè, tu vedevi il Real che navigava nelle praterie con questo assetto qua. Con due esterni bassi e due esterni alti. Ti posso dire una cosa però, se gioca Cristiano, Se gioca Cristiano salta il banco un pochettino. devi fare Rabiot.
Devi far Bentancur Rabiot. Se c'è Cristiano, ma alla fine anche se c'è Bonucci, noi Anche. purtroppo, Però per fortuna, al momento stiamo seguendo se c'è meno Cristiano non Bonucci c'è Ramsey. che Cristiano, Hai capito? capito? Se c'è Cristiano non c'è Ramsey, per quello che ti dico che serve Rabiot. Perché hai più attaccanti e Ci meno sta. centrocampisti. Quindi secondo me Pirlo farà questi ragionamamenti qua. Ma infatti io credo che neanche Pirlo abbia chiuso la formazione proprio perché ha tutti questi pedini ancora da piazzare e poi il resto del puzzle è una conseguenza di queste situazioni, quella di Bonucci e quella di Rovald. Benissimo, allora Sì. io vi ringrazio, grazie per i vostri consigli e chiarimenti, è stato un piacere, passate qui sotto in iscrizione per i link ai canali di questi due disgraziati e anche quello di Romeo, che a questo punto è diventato un influencer 360 gradi.